Cari parrocchiani, ben ritrovati alla quinta puntata, ecco, degli Atti degli Apostoli, in questo nostro incontrare nuove figure, questo bellissimo libro della Bibbia che ci presenta appunto i primi passi delle comunità, le prime scelte fatte concrete e anche tante persone. Anche oggi incontreremo una figura nuova, delle figure nuove che nelle difficoltà però escono. Allora ci introduciamo come sempre però con la preghiera, con il segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci mettiamo in ascolto del canto che invoca lo Spirito nelle nostre case. Sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Tu sei sorgente viva. Sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Ci portiamo al capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, lo ascoltiamo. Lettura degli Atti degli Apostoli, capitolo 12. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora
rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Appena ebbe bussato alla porta esterna, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. «Tu vaneggi!» le dissero. Ma ella insisteva ed era proprio così. E quelli invece dicevano: «È l'angelo di Pietro!» Questi intanto continuava a bussare e quando aprirono e lo videro rimasero stupefatti. Egli allora fece loro cenno con la mano di tacere e narrò loro come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: «Riferite questo a Giacomo e ai fratelli». Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo. Sul far del giorno c'erano un poco scompiglio tra i soldati. Che cosa mai era accaduto di Pietro? Erode lo fece cercare e non essendo riuscito a trovarlo, fece processare le sentinelle e ordinò che fossero messe a morte. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Egli era infuriato contro gli abitanti di Tiro e di Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e, dopo avervi convinto Blasto, prefetto della Camera del Re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. La folla acclamava: «Voce di un dio e non di un uomo!» Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio. Ed egli, divorato dai vermi, spirò. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. Ecco, questo lungo brano abbiamo scelto comunque, fatto la scelta di ascoltarlo, di leggerlo tutto, perché comunque ha bisogno di entrare nella narrazione. Questo brano ci riporta sempre con Pietro, i primi capitoli sono dedicati a lui, ci porta ancora a Gerusalemme. Perché a Gerusalemme? Perché, come dice nei primi versetti, era vicina la festa di Pasqua, erano quelli i giorni degli azimi, parole già sentite qualche giorno fa, parallelo con Gesù, ecco, i credenti come Pietro, ebrei fin dalla nascita, tornavano in Gerusalemme per festeggiare la Pasqua al Tempio, come aveva fatto Gesù con i suoi discepoli. Quindi Pietro si fa ritrovare in Gerusalemme, le persecuzioni, come abbiamo già visto, sono partite da tempo e in quel periodo ulteriormente si vanno ad aggravare proprio sotto la Pasqua, quando sono tutti lì, come era successo con Gesù. Allora ritroviamo ancora il re Erode all'inizio del capitolo, ma alla fine del capitolo, se abbiamo ascoltato bene, vedremo anche che brutta fine fa il re Erode, lo vediamo dopo. Ecco, il re Erode fece uccidere di spada Giacomo, il fratello di Giovanni, i due fratelli, i figli di Zebedeo. Erano partiti come pescatori, vi ricordate? Gesù gli aveva
chiamati a raccolta, proprio hanno lasciato lì la rete, il loro padre sulla barca a resettare le reti, sono partiti, hanno cambiato la vita. Ecco, Giacomo fece ucciso di spada, è uno dei primi proprio degli apostoli ad essere ucciso dopo la morte di Santo Stefano. Pensate, questo giovane che Gesù gli aveva cambiato la vita, è il primo a lasciare la vita, è il Giacomo, del Giacomo poi del cammino famoso oggi, il cammino di Compostela. Ecco, quindi la sua morte non è stata poi vana, ma viene ricordata dopo 2000 anni in maniera così gloriosa da tante persone, credenti e non credenti. Ecco, scoppiano, si inaspriscono le persecuzioni, addirittura vengono colpiti anche gli apostoli. Pietro viene fatto mettere in carcere. Pietro in carcere, come con Gesù, un processo iniquo, viene fatto comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, sarebbe stato fatto comparire dopo la Pasqua, e allora tutta la Chiesa, tenuto in carcere, saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. Ognuno nelle sue case, con grande paura, in Gerusalemme, saliva una preghiera verso il Signore. La parola di Dio in questo capitolo contiene un binomio centrale: chiusura e apertura. A questa immagine possiamo accostare anche il simbolo delle chiavi, chiusura e apertura, che Gesù promette a Simon Pietro, perché possa aprire l'ingresso al Regno dei Cieli e non certo chiuderli davanti alla gente, come facevano alcuni scribi e farisei. Ecco, abbiamo tre chiusure che abbiamo già identificato con i primi versetti, tre chiusure. Pietro in carcere, chiuso in carcere. Versetto 5, quello della comunità dei cristiani in Gerusalemme, chiusi, raccolti in preghiera, come abbiamo letto, davanti a Dio. Abbiamo letto, mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. E poi anche una terza chiusura, c'è Luca, che abbiamo visto un grandissimo regista, che va con la telecamera a zoomare su alcuni particolari. C'è anche una casa in preghiera particolare, dove viene nominata una famiglia con un gruppo di persone. È la chiesa, che è la casa di Maria, non la madre di Gesù, Maria, madre di Giovanni, detto Marco. Ecco, questa è un'indicazione interessantissima. Questo Giovanni, detto Marco, è l'evangelista San Marco. Luca, i evangelisti l'hanno già nominato nella sera al Getsemani, quel giovane in cui che è riuscito a scappare dall'arresto, era un adolescente, era riuscito a scappare all'arresto durante l'arresto di Gesù, aveva lasciato lì la sua veste, e quel giovane, detto Marco, sarà poi uno dei discepoli di Pietro e di Paolo, ecco, in casa di Maria, sua mamma, e ci sarà anche lui stesso, dove molti erano riuniti e pregavano. Ecco, da terza chiusura, riuniti in casa, come i nostri giorni, lo ripetiamo, ognuno in casa sua, riuniti con un altro tipo di faccenda, ecco, però anche loro chiusi, chiuso Pietro in carcere, chiusa la comunità intera e chiusa anche una casa particolare, di Maria, madre di Marco. Ecco, rispetto alle chiusure c'è una cosa unanime nelle tre situazioni: la preghiera appare come la via di uscita principale. Pietro in preghiera, la comunità in preghiera, Maria insieme a un gruppo di persone in preghiera. Via di uscita dalle persecuzioni, dalla paura. Via d'uscita per Pietro, che ancora all'inizio della sua missione affidatagli dal Signore, viene gettato in carcere dal re Erode e rischia la condanna a morte. E lì non per fare qualche giorno, ma rischia la condanna a morte come il Signore Gesù. E mentre Pietro era in preghiera, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. E il Signore risponde alla preghiera e manda il suo angelo a liberarlo, strappandolo dalla mano di Erode. Versetto undicesimo. La preghiera come umile affidamento a Dio e alla sua santa volontà è sempre la via di uscita dalle nostre chiusure personali e comunitarie. È la grande via di uscita dalle chiusure. Ecco, potremmo farci questa domanda. In questo periodo di grande chiusura, guardate come siamo molto vicini a questa, al tempo delle origini, degli Atti degli Apostoli. Stiamo facendo della preghiera una occasione quotidiana che spezza via le nostre paure. La paura della malattia, la paura della morte, la paura del contagio, la paura anche di non farcela, le ansie,
le problematiche familiari, economiche, le stiamo portando lì? Ecco, la comunità cristiana degli inizi ci sta facendo vedere, ormai siamo al quinto incontro, che la preghiera era al centro delle loro scelte e anche la forza che gli dava per superare le persecuzioni, le difficoltà. Ecco, deve diventare sempre di più, e lo deve diventare a fronte di queste, di quello che ci sta facendo vedere gli Atti degli Apostoli, un momento centrale della nostra vita, per superare le ansie, le preoccupazioni, le paure. La preghiera come centro. Gli apostoli l'hanno vista fare da Gesù, gli apostoli l'hanno vissuto anche loro in questo momento, e anche per noi è chiesto questo. Pensate, solo qualche mese prima Pietro a questi personaggi qui, Erode e gli altri, aveva urlato schiettamente: non conosco quest'uomo, adesso è in carcere, in preghiera, affidato al Signore Gesù, che lui lo potrà strappare. Ecco, avviene questo miracolo, avviene il miracolo, Pietro viene fatto uscire da un angelo, siamo al capitolo settimo, ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella e gli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo, ecco, gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali e metti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava accadendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione o di essere in un sogno. Ecco, la liberazione miracolosa che per Pietro avviene dopo la preghiera della comunità è sua. Anche a questa situazione di questo versetto settimo possiamo soffermarci un attimo. Ci sono tre verbi interessanti che possono toccare la nostra vita. Luca si sofferma su questi tre verbi. L'angelo si presentò, dice questo al versetto settimo, si presentò, lo toccò e lo destò. Ecco, la presenza di Dio in mezzo a noi, Dio che ti tocca e Dio che ti desta, che dice: su, alzati e va. I tre verbi di Dio, presentarsi, toccare e andare, che dicono della sua presenza quando siamo in pericolo. Pensa anche oggi a te come Dio si può presentare nella tua vita, come ti può toccare e come ti può dire: su, forza, non rimanere qui ma vai. Ecco i tre verbi di Dio: presentarsi, toccare e andare. Chiaro, stiamo dicendo non con un'apparizione di Gesù Cristo o della Madonna, non siamo così santi, ecco, ma per mezzo di altre persone, o possiamo essere noi i tramiti di Dio per altre persone che li stimolano a dire: c'è una presenza amica, forza, destati, ti tocco, ti sveglio, vai, esci dalla tua paura, dalla tua immobilità. Ecco, i tre verbi di Dio sono attualissimi anche per noi oggi. Sapere essere presente, Dio nella nostra vita, Dio ci tocca, Dio ci desta ad andare, chiaramente con la presenza di altre persone. Oppure noi, nei confronti di altri, siamo degli angeli mandati da parte di Dio. Credo fermamente in questa cosa. E noi dovremmo pensare a tante situazioni in cui Dio ci ha chiesto questo, o come Dio ci ha fatto essere protagonisti di questa sua opera verso di noi tramite le altre persone. Questa sera potremmo pensare quando abbiamo vissuto una situazione analoga a questa. Ecco, il versetto 12, Pietro quando esce cosa fa? Interessante, dopo aver riflettuto, discernimento e decisione, sempre Pietro negli Atti viene indicato così, come colui che prende una decisione dopo un discernimento. Dopo aver pensato, si recò alla casa di Maria, ecco, la madre di Giovanni, detto Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Probabilmente era una conoscenza, un'amicizia. Ecco, tra le tante case, ecco, Pietro va a bussare da quella casa dove era sicuro di trovare persone amiche, dopo una liberazione del genere, persone che erano in preghiera. Interessante quello che succede però. C'è una casa illuminata. Ecco, Pietro arriva a bussare a una casa illuminata. Sa che ci sono delle persone che non sono lì, che sono in preghiera, che sono persone di fiducia. Una casa illuminata. La gente busserà alla nostra porta se capiscono che trovano qualcosa di diverso, che va oltre le logiche del mondo. Una casa che accoglie, una casa dove c'è fraternità, una casa in cui si prega. Ecco, Pietro va a bussare in quella porta lì, perché sa che lì trova una casa accogliente, una casa fraterna, una casa dove c'è gente
che sa accoglierti anche se esci dal carcere, anche se sei ricercato. Noi immaginiamoci che Pietro avrà avuto dietro gente che lo seguiva, quindi va a bussare una persona di fiducia. Ecco, siamo una casa così? La nostra casa è così? È degna di essere di fiducia? Se una persona ha bisogno, viene a bussarti? Oppure dice, ma no, lì non vado a bussare, non c'è nessuno che mi risponde, non c'è nessuno che, con quello stile con cui sta vivendo, che lo conosco, le nostre canoniche sono così? Sono canoniche in cui la gente è ancora abituata ad andare a bussare perché sa che trova un prete così? Un prete che ha acceso un lumino alla sera, che sa accoglierti nonostante i problemi? Qui incontriamo un personaggio interessantissimo, una serva, e viene nominata Rode, una figura modernissima, una giovane che era in questa casa, che ascolta, sente il bussare alla porta, appena ebbe bussato alla porta esterna, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. Rode, una serva di questa signora, di questa famiglia, sente il bussare e va a sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, interessantissimo, ha riconosciuto la voce di Pietro, lo conosceva, ma non apre, ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro, non gli ha aperto la porta, probabilmente per l'agitazione, non gli ha aperto, gli ha detto, un attimo, vado dentro ad annunciarlo agli altri, e gli altri non ci credono, come era successo anche agli apostoli, non credono che la serva porti una parola vera. Tu vaneggi, gli hanno detto, tu vaneggi, le dissero, ma ella insisteva che era proprio così, che ha riconosciuto la voce di Pietro, che era proprio così, e quelli dicevano, è l'angelo di Pietro. Questi intanto continuò a bussare, e quando aprirono e lo videro, rimasero stupefatti, perché sapevano che fosse, che era in prigione. Allora lo fanno entrare. Ecco, allora, bellissima la scena di Luca che riprende questi attimi. È un genio Luca nella sua descrizione, sia nel Vangelo che negli Atti, a raffigurare questi momenti. Ecco, tu vaneggi, le dissero. No, innanzitutto Rode che ha riconosciuto la voce di Pietro. Dio ci dia il cuore di Rode, Dio ci dia questa sera il cuore di Rode, che riconosce la voce di Pietro, riconosce la voce di Dio. Affiniamo l'orecchio anche noi, cari fratelli, affiniamo l'orecchio. Riconoscere vuol dire avere ascoltato in precedenza, aver ascoltato una voce. Riconoscere la voce di Dio nei poveri, negli ammalati, nei sofferenti, negli anziani. E poi si corre ad annunciare. Ecco, riconoscere la voce di Dio quando ci bussa un povero, ci bussa un anziano, ci bussa con una telefonata, con un messaggio, ho bisogno, saper riconoscere che lì c'è Pietro che ti bussa alla porta, c'è Dio che ha bisogno di te. Pietro aveva bisogno di un rifugio, un aiuto in quel momento, in quella sera. Ecco, affinare l'orecchio, come Rode, affinare perché l'ha ascoltato, perché prima l'ha ascoltato, ha avuto quella voglia di mettersi in ascolto di Dio, nella voce del povero, dell'ammalato, del sofferente. Attualissimo questo brano. Ecco, tu vaneggi, gli hanno detto, tu vaneggi, le dissero, ma lei insisteva, lo scetticismo, la contrarietà, che rovinano il mondo, si è sempre fatto così, cambiare, far esplodere la novità, Rode insiste, nonostante gli dicono tu vaneggi, lottare per cambiare, saper qual è la decisione giusta, nonostante tutti. Ecco, incontreremo qualcuno che ci dirà tu vaneggi, tu non vali niente, ma chi vuoi che sia, che non ti ascolteremo un'altra volta. Ecco, Rode ha insistito perché ha riconosciuto la voce di Dio in quel bussare alla porta. Chiediamoci se siamo capaci anche noi di superare le contrarietà, superare il pettegolezzo, superare lo scetticismo, quelli che ti scoraggiano, avendo insicurezza nel cuore che stai facendo la decisione giusta, perché l'hai presa avendo riconosciuto quella parola, avendo riconosciuto quel bussare al tuo cuore, perché l'hai ascoltato in precedenza. Ecco, però anche Pietro, la perseveranza, questi continuava a bussare, anche la perseveranza di Pietro fa notare l'Evangelista Luca. Pietro e la sua perseveranza continua a bussare, che Dio affini i nostri orecchi, che bussi in noi, che noi bussiamo, che noi lasciamo il lumino acceso dalla casa, così che altri, vedendolo acceso, bussino alle nostre porte, alle nostre canoniche. Una casa illuminata nel buio della notte. Pensate,
Pietro l'ha trovata. Uscendo, trafilato dal carcere, ha trovato questa casa, sapeva di andare a bussare lì, che trovava una casa illuminata nella notte, nella sua notte, una casa che lo accoglieva in preghiera a braccia aperte e con fiducia. E sapeva che trovava una piccola serva, Rode, che ha saputo riconoscere la sua voce. Ecco, sono così le nostre case, con lumino acceso? Tutte le sere, mi raccomando, lumino acceso, perché chiunque passi può dire, è lì, nella mia notte, quella casa può accogliermi. C'è un cristiano che sa ascoltare il rumore della porta, il busso di Dio, il bussare di Dio, e sa aprirti la tua porta. Mi chiedo se le nostre canoniche sono ancora così. Ognuno possa chiedere se la sua casa è una casa come quella in Gerusalemme. Cari parrocchiani, concludiamo questo bellissimo incontro sul capitolo 12. Concludiamo con una preghiera, è la bella preghiera di Madre Teresa di Calcutta, che vediamo in sovraimpressione e che possiamo leggere insieme. Trova il tempo di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di ridere. È la fonte del potere, e il più grande potere sulla terra è la musica dell'anima. Trova il tempo per giocare, trova il tempo per amare ed essere amato, trova il tempo di dare. È il segreto dell'eterna giovinezza, è il privilegio dato da Dio. Il giorno è troppo corto per essere egoisti. Trova il tempo di leggere, trova il tempo di essere amico, trova il tempo di lavorare. È la fonte della saggezza, è la strada della felicità, è il prezzo del successo. Trova il tempo di fare la carità, è la chiave del paradiso. Madre Teresa di Calcutta. Cari parrocchiani, da parte mia un saluto, una benedizione finale. Ci ritroviamo su Zoom, nel link che ormai abbiamo conosciuto, per condividere la nostra meditazione e aggiungere la vostra vita, per chi vuole, subito dopo adesso ci ritroviamo appunto su Zoom e condividere la parola. Da parte mia concludo questi miei primi 5 capitoli con questa serata, da mercoledì prossimo continuiamo con gli Atti degli Apostoli, ma ci sarà la voce di Don Carlo con la sua esperienza anche di sacerdote, che saprà illuminare il cammino per altri 5 incontri con un'altra versione degli Atti, nel senso che andremo a toccare i viaggi apostolici di San Paolo. E allora mi resta che darmi la benedizione e un abbraccio virtuale ma anche spirituale nelle vostre case. E la benedizione di Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo, discenda e rimanga sempre in voi. Buona serata, grazie.